telefonò. Come sempre, lei si era proposta di non rispondergli. Non ci sarebbe stata questa volta, no. Non avrebbe detto sì per l'ennesima volta al grande manager che le regalava gli avanzi del suo tempo. Aveva promesso di venire. Lei aveva preparato una splendida colazione, fiori, musiche, da manuale. Si erano ritagliati uno spazio tutto per loro in quella giornata sospesa. Finché non si fosse nominato il nuovo presidente, tutto restava bloccato e l'elezione poteva andare avanti per le lunghe, 2 chiamate al giorno, se solo non avessero raggiunto subito l'accordo. Lui aveva promesso di dedicare a lei quello spazio. Ora la sua telefonata. Se chiamava era come al solito per disdire e lei non avrebbe risposto. Solo quando aveva bisogno di brillare in società, lui non disdiceva mai e lei correva al suo fianco pronta a parlare con il ministro di turno, con l'ospite americano, a sorridere, a divagarli, e in cambio lui, quando tutti finalmente se ne andavano, quando si finiva di parlare di affari, lui l'abbracciava. La lingua di lui che tanto aveva discusso di politica e lavoro adesso indugiava sulla pelle di lei. Il profumo del sigaro si mescolava al suo odore di maschio e lei veniva tramortita da quegli effluvi che risvegliavano la parte più oscura e sensuale. E ovunque si trovavano, in sala da pranzo, nello studio, una volta persino nell'anticamera della sua segreteria, lei si lasciava prendere con forza, travolgere dalla sua foga. Però ora non ne poteva più di tutta quella foga. Avrebbe voluto preliminari, corteggiamenti, chiacchiere. A dire il vero, di preliminari ce ne erano stati sempre eclatanti. Una volta lei aveva trovato la vasca da bagno di un albergo in Groenlandia, dove si erano recati per un convegno, piena di neve, e affondate nella neve bottiglie di champagne. Un'altra volta di notte a Milano decise che voleva farle un regalo e dato che alle 4 erano aperte solo farmacie, tornò in albergo con 100 spazzolini da denti. Ma ora lei voleva una vita normale, con un ruolo. Moglie, forse madre. Insomma, voleva un'etichetta. Il telefono riprese a squillare, insistente. 1, 2, 3, al quinto squillo rispose: non ce la faccio a raggiungerti, sta succedendo tutto così velocemente, se chiude devo andare da lui, vieni qua a te. Innervosita, penso che forse un'etichetta me la sono conquistata, mi tratta come una puttana, e puttana si chiama. Si mise un completo, reggiseno e slip neri. Trovò un reggicalze ricamato, acquistato da un viaggio parigino. Roselline nere collegavano gli elastici con il busto. Porca miseria, quel paio di calze lì! Disse ad alta voce. Buttò per aria un mucchio di collane ed ecco che alla fine, sotto tutte le altre, trovò delle leggerissime calze di seta con una farfallina disegnata sullo stinco. Piano piano se le infilò, vedendo le sue gambe divenire sempre più tornite, le attaccò a reggicalze e infilò delle décolleté dai tacchi altissimi. Si ammirò a lungo nello specchio, soddisfatta di quello che vedeva. Aprì l'armadio, scartò tutti i vestiti lussuosi e poi decise. Si infilò direttamente uno splendido kimono di seta, incrociato in vita, quasi una vestaglia, che faceva intravedere ad ogni passo le roselline. Mentre scendeva per la strada, si sentiva la diva di un filmaccio di quarta categoria, ma nello stesso tempo la situazione la eccitava. Soprattutto la eccitava di immaginarsi la faccia che avrebbe fatto lui. Camminando sui San Pietrini, incespicando sui tacchi alti, arrivò alla piazzetta, alla base del Campidoglio. Gli avventori dell'accogliente ristorante d'angolo che stavano mangiando, riparandosi dal sole sotto l'ombrellone, distolsero lo sguardo dalle maestose rovine romane e si girarono a guardarla.
Lei capì di aver azzeccato la mise e proseguì verso il residence dove il grande manager viveva. Barcò al portone, traversò l'antico chiostro divenuto giardino e si diresse verso una delle minuscole villette in cui erano state trasformate le celle dei monaci. Suonò il citofono e la porta si aprì su una stanza gelida per l'aria condizionata al massimo per sconfiggere la calura estiva. Lui stava guardando il televisore nello studio ricavato in un separé in fondo alla sala. Seguiva con passione la nomina del capo dello Stato, neanche fosse stata una partita di coppa. Così non si alzò per riceverla. Dalla poltrona gridò: arrivo subito, mettiti comoda. E mentre ascoltava Bianca, Bianca, Cossiga, Cossiga, lei, che avrebbe voluto fare un'entrata teatrale, si inferocì. Poi, in un attimo, udì gli applausi ed una voce stentoria si levò dalla TV: proclamo eletto presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Sentì lui che alzava l'interfono: Mario, prepara la macchina, dobbiamo andare. La rabbia crebbe dentro di lei, si levò le splendide calze nere e gliele lasciò sul divano. Chiuse la porta e se ne andò.